Un bilancio di questi primi 10 giorni di preparazione? Un bilancio positivo, un gruppo di ragazzi vogliosi di lavorare, un gruppo di ragazzi di affrontare un campionato importante, possibilmente con meno problematiche e meno difetti della scorsa stagione. Abbiamo fatto degli innesti oltre che delle conferme, diciamo, importanti, perché sono ragazzi che fondamentalmente hanno fatto sempre categorie anche superiori. Sono arrivati dei giovani interessanti, diciamo dei giovani vecchi che non sono più sotto quota interessanti, e ora c'è solo da lavorare, da amalgamare questo gruppo che secondo me ci può dare diverse soddisfazioni. Ecco, lei dovrà investire anche sull'entusiasmo della salvezza dello scorso anno. Sì, l'anno scorso c'è stato, da come mi dicono, un grandissimo entusiasmo le ultime partite. Il compito nostro sarà riportare quell'entusiasmo dalle prime partite, facendo vedere che la Baldaccio può tornare a livelli che merita, come è stata negli altri anni indietro. Ecco, si torna alla normalità anche col girone lungo e quindi questo vi cambia anche il modo della preparazione? Ma per quello che riguarda la preparazione, tanto noi siamo partiti, diciamo, il 27, scusa, di luglio. Abbiamo fatto un programma con il professor Faraia e Michele Seppodomo per arrivare, diciamo, all'11 settembre pronti e per dare battaglia a tutti. Poi dopo, chiaro, è tornato un vero campionato, perché 30 partite più la Coppa è tornato il vero campionato. Ora starà a noi dare il massimo di quello che possiamo fare e con le nostre caratteristiche. C'è attesa anche per lei, visto che è la prima volta che si cimenta in Toscana. Sì, la prima volta che mi cimento in Toscana, la seconda in eccellenza, che io allenai anche Città di Castello diversi anni fa, poi tanta promozione, mi è capitata questa possibilità, la devo sfruttare al meglio per far vedere che probabilmente anche chi ha allenato in altre categorie può fare tranquillamente allenatore in eccellenza.